Un saluto a tutti i cari amici di YouTube. Adesso dovrò fare video dalla webcam perché il mio cellulare si è rotta la batteria e quindi accontentatevi di questa visuale. Anche se so che ci sono alcuni di quelli che mi seguono, alcuni dei miei amici, io li chiamo amici quelli che mi seguono, che gli piace quando si vede la faccia verde, altri invece no. Vorrei fare dei video un po' più complicati, video un po' con aggiunte di fotografie e semmai delle musiche, ma con le musiche devo stare attento al copyright, ma anche con alcune fotografie. Adesso devo parlarvi di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea, gli Avengers. Adesso voi direte cosa c'è di tanto misterioso dietro questi personaggi di fantasia. Innanzitutto, si tratta di un gruppo di supereroi che combattono dei super cattivi, criminalità organizzata, extraterrestri, criminali provenienti dal futuro, criminali provenienti da altri pianeti, da altre galassie, anche da altre realtà e vari tipi di criminali di alto rango. Chi sono gli Avengers secondo la mitologia? Innanzitutto sappiamo che da settembre del 1963, dalla matita di Jack Kirby e la sceneggiatura di Stan Lee, vennero ideati questi supereroi che inizialmente erano soltanto Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man e The Wasp. Poi si aggiunse Capitan America, che sarebbe poi uno stereotipo, non è lo stereotipo dell'americano medio, anzi dovrebbe essere la rappresentazione degli Stati Uniti d'America e di tutti i suoi pregi, vantaggi, eccetera, eccetera. Ovviamente è anche in chiave ironica, soprattutto per rendere divertente quei film. Dal 2012 ci fu il film Avengers, dall'inglese significa i Vendicatori. E già qua vi fa sapere più o meno di che si tratta. Nel 2015 Avengers Age of Ultron. Inizialmente diciamo chi era questo Stan Lee, era lo sceneggiatore, colui che ha creato insieme a Jack Kirby tutti i personaggi Marvel. Loro gestivano questa grande azienda di cui creavano personaggi con dei loro superpoteri, basandosi soprattutto sulla fisica quantistica, di cui ho già fatto un video sempre nello stesso canale. E altre aggiunte di superpoteri contro dei grandi criminali. Adesso devo dire che poi si aggiunsero personaggi come i Fantastici 4, ma anche
Quella della galassia lì. Gli altri personaggi erano Rick, Jones, Capitan America, Golia, Wonderman, Occhio di Falco, Quicksilver, Scarlet, Ercole, Pantera Nera, Visione e i Cavalieri della... Cavalieri della Galassia anche. Cavaliere Nero, quinto. Poi negli anni... Questo è nel 1963, oltre ad Ant-Man, Wasp, Thor, Iron Man e Hulk. Negli anni 70, invece... Si unirono Vedova Nera, Spadaccino, Mantis, Bestia, Ghost Dragolona, Eliact, i Guardiani della Galassia, Charlie Ventisette, Martinex, Nicky, Alt, Aleta, Mangiastro e Yondu. Questo è quello che ci fanno credere secondo i film e i cartoni animati. Adesso andiamo a vedere prima chi erano. Stan Lee e Jack Kirby erano persone di origine ebraica. Poi c'è stato un altro personaggio, Steve Ditko, era pur sempre un immigrato ucraino. Il vero nome era Stephen Ditko, detto Steve, un fumettista statunitense noto per essere stato il co-creatore dell'Uomo Ragno e l'ideatore del Doctor Strange, figlio di emigrati ucraini, di cui la famiglia fu spostata in un'area industriale della Pennsylvania. Suo padre operaio di un mulino delle bombe. Questo non, per ora non ci interessa. Adesso andiamo a vedere. Ecco, Stan Lee era di religione ebraica. Cosa c'entra il fatto che è di origine ebraica? Dopo lo saprete. Il vero nome era Stanley Martin Lieber. È stato un fumettista, editore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. È stato il presidente e direttore editoriale della nota casa editrice Marvel Comics, per la quale ha sceneggiato numerose storie. Soprannominato The Man, l'uomo, ma anche The Smiling, ovvero il sorridente. L'altro era Jack Kirby, anche lui ebreo. Jacob, già il nome mia. Si capisce che è ebreo. Kurtzberg è stato un fumettista statunitense, detto The King of Comics, il re dei fumetti. Lui insieme a Stan Lee creò parecchi personaggi come Capitan America, i Fantastici 4, Thor, Hulk, Iron Man, gli X-Men,
tanto altro ancora. Nacque nel Lower East Side, in un quartiere di Manhattan, New York, il 28 agosto 1917, figlio di Benjamin Kirkbenz, un operaio presso una fabbrica tessile, e Rose Bernstein, una casalinga, ambedue immigrati austriaci di origine ebraica. Ma perché vi ho detto questo? Perché vi ho detto che Jack Kirby e Stan Lee erano di origine ebraica? Ovviamente non ve l'ho detto a caso, ve l'ho detto proprio perché gli Avengers, ovvero i Vendicatori, altro non erano che un gruppo di ebrei fuggiti alla Shoah, che volevano vendicare quei 6 milioni di morti ebrei. Volevano avvelenare almeno 6 milioni di tedeschi, tra cui quelli colpevoli di aver ucciso questi 6 milioni di ebrei. Anche se poi non erano solo gli ebrei a essere vittime dell'Olocausto, c'erano pure diversamente abili, omosessuali, sinti, rom, testimoni di Geova, evangelici pentecostali, eccetera, eccetera. Adesso fossilizziamoci sul fatto chi erano in realtà gli Avengers. Infatti vi sto dicendo che erano proprio questo gruppo di ebrei che si erano ribellati. Adesso andiamo a vedere. Nokinim, James Aven, Noki Min, erano conosciuti anche con questo nome, anche James Avengers, i Vendicatori. Nel 1949 non erano tanto soddisfatti di 300 nazisti che stavano in carcere, volevano che dovessero incarcerati molti di più. Michael Elkins, ex corrispondente da Gerusalemme, faceva parte della BBC e scrisse un libro su questi, su di loro. Forged in Fury. In questo libro scrisse delle vendette che avevano fatto gli ebrei sui tedeschi. Molti morirono impiccati, altri strangolati, altri ancora investiti, e molti sono stati uccisi, avvelenati con del cherosene nel sangue. Questi Avengers, un po' come si vede nel film, si erano diffusi in Spagna, Canada e America del Sud, anche se poi nel film è nel Nord America che loro combattevano. Per decenni gli Avengers avrebbero messo in atto esecuzioni in tutto il mondo. Alexander Luck, ex responsabile capo di
concentramenti in Estonia, è stato impiccato a Winnipeg nel 1960. A Norimberga avvennero 1900 prigionieri tedeschi che poi li volevano avvelenare mettendo dell'arsenico nelle loro pagnotte. Altre cose che gli ebrei volevano fare per vendicarsi dei tedeschi, avvelenare gli acquedotti di 5 città tedesche. Molti dicono che si tratta di un falso storico, un po' come dicono che si tratta di un falso storico anche quel famoso manoscritto del priorato dei savi di Sion, i protocolli del priorato dei savi di Sion, di cui ho parlato anche in uno dei miei video precedenti. Che sia vero o che sia un falso, comunque gli ebrei sono stati una religione ed un popolo che si sono sempre fatti valere. Una religione, cioè un popolo che hanno sempre avuto modo per vendicarsi e per sterminare altri popoli che non credono nel loro Dio. Se voi leggete attentamente l'Antico Testamento, anche nella Genesi, dalla Genesi, sì, dall'inizio fino a tutto l'Antico Testamento, se lo leggete parola per parola, vi accorgerete che il popolo giudaico è sempre stato un popolo di invasori, di conquistatori, dall'Esodo quando scapparono dall'Egitto per andare a occupare il Sinai, Israele e altre terre, che poi Israele è il secondo nome di Giacobbe perché ha combattuto contro un angelo. Leggete bene l'Antico Testamento, non soffermatevi soltanto in quello che dice la Chiesa, perché loro sono andati sempre a sterminare popoli solo perché non credevano nel loro Dio, in un Dio che il loro nome non si deve mai pronunciare. Magari il suo vero nome è El. Per questo motivo molti angeli finiscono sempre in El, El che significa Dio. Bene amici, prendete tutto quello che vi ho detto a parere di teoria o favola moderna, fatevi anche voi un'idea sugli Avengers, non solo sul gruppo fantascientifico di quei personaggi Marvel, non solo chi erano questi supereroi di cui poi si aggiunse anche Pantera Nera, di cui in un video futuro ne parlerò. Io vi auguro un buon Natale, nel caso non ci vediamo negli altri video. Spero che mi diano una batteria nuova per il cellulare e fare video più decenti, magari più elaborati usando dei programmi più sofisticati. Spero che dall'anno prossimo ci sarò ancora, dato alcune leggi di YouTube,
che se non metti il puntino quando i video sono per bambini e quando invece sono solo per adulti, questo video ovviamente lo metterò per adulti. Se non fai così, l'azienda YouTube ti blocca. Io sono andato personalmente a vedere che gli Avengers altro non erano che un gruppo di ebrei ribelli fuggiti alla Shoah che hanno sterminato per vendetta i tedeschi. L'ho visto su Instagram. Non mi ricordo quale delle persone che seguo. Comunque, se volete, potete seguirmi anche su Instagram scrivendo Gran Mitico e mi seguirete. Bene, amici, con questo è tutto. Un abbraccio immenso dal Gran Mitico.